Buongiorno a tutti, la lezione di Pilates di oggi sarà incentrata sul lavoro sugli addominali. Ci posizioniamo in piedi a un'estremità del nostro tappetino, con i piedi aperti alla larghezza delle anche. Rilassiamo bene le spalle, il mento leggermente ritratto in modo che la zona cervicale sia ben distesa. E attiviamo, prima di scendere sul tappetino, il respiro Pilates. Sistemiamo le mani all'altezza del torace, risucchiamo l'ombelico alla colonna vertebrale e attiviamo il respiro naso-bocca. Quindi ogni volta che inspiro, l'aria entra dal naso e il torace si espande. Ogni volta che espiriamo, con la bocca semiaperta, le coste si avvicinano tra loro. Compi ancora 3 atti respiratori completi. Lascia morbide le tue braccia lungo il corpo, fai un profondo inspiro, solleva le braccia al soffitto, lascia morbide le tue spalle e espirando srotola la colonna vertebrale per roll down. Quindi soffia l'aria e srotola una vertebra alla volta, senza fretta. Stai soffiando l'aria, ora abbandona la testa e le spalle. Fletti leggermente le ginocchia fino ad appoggiare il palmo della mano a terra e cammina dolcemente avanti con le mani fino ad appoggiare le ginocchia. Rilassa i piedi e scarica la colonna vertebrale nella posizione della foglia. Rimani anche qui per 2 respirazioni complete. Srotola la colonna vertebrale e siediti. Siediti con le gambe piegate, piedi ben appoggiati, ginocchia e caviglie aperte alla larghezza delle anche. Posiziona le mani sotto le cosce e soffiando l'aria scendi sdraiata in posizione supina, pancia in su, srotolando una vertebra alla volta. Appoggia tutte e 2 le ginocchia al petto e dondola le gambe a destra e a sinistra. Appoggia tutte e 2 le gambe piegate a terra, sempre con le ginocchia aperte alla larghezza delle anche. Posiziona le mani dietro la nuca con i gomiti ben aperti. Il bacino è in posizione neutra, nella sua posizione naturale. Ora ogni volta che inspiri ti prepari e quando soffi l'aria stacchi la testa e le spalle al centro, porti lo sguardo all'ombelico e distendi le braccia con i palmi rivolti al pavimento, braccia ben distese. Inspira, torna alla posizione di partenza. Soffia l'aria, stacca e ripeti. Inspira. Espira, sali su. Attenzione, con l'ultima ripetizione rimani su e inizia a oscillare le braccia 5 volte in un espiro e 5 volte in un inspiro. Ancora, soffia l'aria. Inspira, altre 5 oscillazioni. Sempre lo sguardo rivolto verso l'ombelico. Se il collo è sotto sforzo, una mano sostiene la nuca. E rilassa. Porta le braccia lungo il corpo. Questa volta ripeti lo stesso esercizio portando le gambe a tavolino, in tabletop. Ancora mani dietro la nuca. Inspiro, mi preparo, espirando. Stacco la testa e le spalle, distendendo le braccia lungo il corpo. Torno inspirando alla posizione di partenza. Ancora 2.
rimani su, ancora ispira 5 oscillazioni. Inspira altre 5, non muovere le gambe per nessun motivo. Inspira ancora 5 e espira ancora 5. Inspira 5 e rilassa. Porta un attimo le ginocchia al petto e sciogli il collo ruotando la testa da una parte e dall'altra. Rimani con la testa al centro, porta le braccia lungo il corpo, le gambe di nuovo a tavolino. Ora ogni volta che soffi l'aria, scivoli la gamba destra per prima verso terra, sfiorando l'alluce al pavimento. Inspira, torna. Espira, sinistra. Inspira, torna. Espira, scivola la destra. È importante che ogni volta che scendi, mantieni l'angolo, quindi non devi stringere l'angolo di 90 gradi. Inspira al centro, soffia, l'aria scendi. Ancora due. Uno a destra e uno a sinistra. E rilassa un attimo ancora le ginocchia al petto. Ora da questa posizione portiamo di nuovo tutte e due le gambe a tavolino. Portiamo le mani dietro la nuca. Le gambe eseguono lo stesso movimento di prima, quindi scenderanno alternate, una volta alla destra e una volta alla sinistra. Ci aggiungiamo il busto, quindi ogni volta che la gamba destra scende a terra, il gomito destro cerca il ginocchio sinistro, soffio l'aria, inspiro al centro, espira, cambio, scende la gamba sinistra, il gomito sinistro cerca il ginocchio destro, continua, alternando le gambe. L'ultima ripetizione. E rilassa. Scarica le ginocchia al petto ed eseguiamo l'ultima variante dei nostri addominali. Braccia lungo il corpo, gambe distese al soffitto, perpendicolari al pavimento. Mani ancora dietro la nuca, le gambe restano immobili. Ogni volta che soffio l'aria, stacco la testa e le spalle e ancora distendo le braccia con i palmi rivolti al pavimento. Qualcuno di voi è ben allenato e vuole provare, quando sale scende anche di qualche centimetro con le gambe. Se è troppo e sento che la schiena mi fa male, rimango con le gambe ferme. Esegui le ultime due ripetizioni, distendi bene le braccia quando sali, poi resta su e ancora espira 5 oscillazioni, inspira altre 5, espira ancora 5 oscillazioni, inspira, sguardo sempre all'ombelico, come sempre se la zona cervicale fa male, una mano sostiene la nuca e scarica, porta tutte e due le ginocchia al petto. L'ultimo esercizio, ci allunghiamo bene la schiena, prendo le braccia alla larghezza del petto, con i palmi rivolti al pavimento, gambe a tavolino, espirando, scendo con le gambe verso destra e porto la testa a sinistra e resto per 3 respiri completi. La spalla e la scapola sinistra spingono forte sul tappetino. Torna al centro e vai dall'altra parte.
Ora ruota completamente con le gambe e con le spalle sul tuo fianco destro. Resta per qualche attimo e poi torni seduta. Con le gambe incrociate allunghi la schiena in avanti. Arrotondi la colonna e srotoli. Per poi completare. Grazie anche per oggi.